Il 17 febbraio i lavoratori del trasporto aereo si danno appuntamento alle 10 al Ministero dell'Economia e Finanza di Roma per protestare sulla grave situazione che stanno vivendo. Ad oggi oltre 10.000 lavoratori del comparto aereo sono stati espulsi dal posto di lavoro in un settore in continua crescita. Un comparto ricco basato sullo sfruttamento del lavoro precario. Le istituzioni avrebbero dovuto trovare gli strumenti per proteggere i lavoratori e soprattutto ridare prospettive occupazionali, non solo perché lo stabiliscono gli accordi, ma come dovere morale. Ed invece in tutti questi anni il bersaglio sono diventati i lavoratori, in quella modalità che spesso si innesca per cui si confondono i ruoli, si dividono le responsabilità, si accettano le disparità. E i diritti diventano privilegi. Gli ultimi anni dentro questo aeroporto sono stati davvero duri. Abbiamo assistito ad uno stravolgimento delle condizioni di lavoro, una frantumazione dei lavoratori e un abbassamento delle tutele. Ai licenziamenti di Alitalia si uniscono quelli di Argol, Groundcare, AMS e dell'Indotto, una macelleria sociale che ha colpito migliaia di lavoratori licenziati, umiliati, abbandonati. In una dimensione di solitudine in cui si sono trovati tanti lavoratori, perché si è andati a toccare la dimensione reale, quella del lavoro quotidiano, dei ruoli professionali, dell'identità, del futuro. I lavoratori del trasporto aereo sono ancora una volta il paradigma di uno stravolgimento della dimensione sociale. Ora più che mai il diritto al lavoro, alla sicurezza, alla democrazia nei luoghi di lavoro deve diventare un obiettivo comune. La protesta di mercoledì 17 segue una serie di iniziative itineranti che dal 14 ottobre 2015 ha visto centinaia di lavoratori aeroportuali, esodati, disoccupati e precari protestare per il lavoro, il salario e la pensione. La storia ci ha insegnato che la solidarietà è l'arma più forte che abbiamo. Dobbiamo impegnarci perché la lotta di pochi diventi la ragione di tutti.